fiducia, però mi rendo conto che forse un certo tipo di mondo non si è reso conto della portata del nostro lavoro, che non era, diciamo, finalizzato strettamente alla città di Reggio, ma sembra avuto uno spettro molto largo, italiano e anche fuori dall'Italia, no? Noi siamo sempre stati interessati alla formazione dei ragazzi, alla formazione del pubblico. Io ricordo da ragazza, da prima ballerina, quando ho sentito dire a Mosca per la prima volta l'arte per elevare lo spirito dell'uomo, ah, mi sembrava di essere veramente, diciamo, allora con l'arte si possono fare delle cose grandi, no? Ecco, elevarci, cioè, è veramente un compito sociale. Ecco, non è che ho trovato tanti alleati nel campo dello spettacolo, perché forse noi spaziamo in un campo un po' più vasto, alla formazione più sociale. D'altra parte lo spettacolo è sociale perché ci rivolgiamo al pubblico, dunque più sociale di quello lì, però non ho trovato tanta sensibilità in questo campo. Io spero che, diciamo, da allora i tempi sono cambiati e c'è forse più questa sensibilità, oggigiorno, lo spero. Già con questa occasione abbiamo potuto incontrare o sapere dell'esistenza di enti o di potrebbero forse essere interessati o magari dare una mano o che hanno questo spettro largo, cioè non soltanto l'interesse personale, ma anche questo respiro sociale. Spero. Non le so dire. Perché a un certo punto anch'io ho pensato, e faccio anche fatica a dirlo, che proprio magari l'ostacolo era la mia persona. Perché tutti mi hanno sempre coperta di complimenti. Lei non sa le lacrime che ho versato sui complimenti, che ne ho avuti tantissime di continuo. Però dopo, se poi no, la realtà dice un'altra cosa, dice, ma allora forse è la mia persona che non funziona, non va bene. Difatti, quando un gruppo dei primi ballerini della nostra compagnia ha espresso il desiderio, dice, ma questa cosa potrà continuare, noi ci crediamo, io ero molto contenta. Però quasi speravo, o dicevo, no, bene, così io non c'entro più, e andranno avanti loro da sole. Invece sono stati loro stessi a chiedere, ma lei ci accompagna, ci porta avanti. Spero che questo sia un aiuto e non un ostacolo, perché non capisco, ecco, questa presa di posizione di alcune istituzioni verso di noi.